sicuramente le emozioni saranno fortissime, soprattutto perché abbiamo avuto una rivoluzione per quanto riguarda il roster della squadra, abbiamo quasi completamente cambiato i giocatori, anche a livello societario abbiamo avuto degli innesti importanti. Abbiamo ambizione, i nostri obiettivi sono molto, molto alti. Sicuramente la partita di sabato, come tutte le prime uscite, non daranno dei segnali definitivi per quello che sarà la stagione, però noi vorremmo iniziare appunto questo nuovo campionato con una prima vittoria. Ci siamo assicurati appunto le prestazioni di due giocatori iraniani che comunque si alterneranno con l'altro straniero, lo svedese Jakob Nelson, perché abbiamo la possibilità solo di far giocare due giocatori stranieri. E poi sono arrivati due conoscenze della pallamano italiana come Radovcic e Fovio, e diciamo sono i due perni sui quali sto fondando, creando questo gruppo che al 90% è veramente giovane. Diciamo che è stata una preparazione molto intensa e dura per i ragazzi, noi ci aspettiamo tanto e quindi contiamo che per questo inizio di stagione, con sabato prossimo appunto con il Bressanone, il match sulla carta è duro, però contiamo, ecco, che i ragazzi sono ben pronti per affrontarla nella maniera giusta. La scorsa stagione è stato un crescendo, quindi abbiamo iniziato in punta dei piedi, la stagione è stata lunga, ma alla fine abbiamo ottenuto la salvezza con largo anticipo, ma devo dire anche che gli spettatori sono stati un crescendo. Per quest'anno ci aspettiamo un'affluenza come si deve, anche perché la squadra è molto competitiva, diciamo così, in maniera scaramantica, non diciamo altro, per cui già da sabato ci aspettiamo l'affluenza adeguata a livello della squadra. Ma innanzitutto è un onore stare qui in questa squadra e in questa città pure. Abbiamo trovato un'ottima società, ci stiamo allenando bene da un po' di tempo e adesso stiamo contando le ore che mancano per la prima partita, che sarà già molto importante per noi. Mi aspetto una bella stagione, perché i presupposti, come ho detto appena adesso, ci sono tutti. E speriamo che tutto vada bene, che ci siano pochi infortuni e che penso che possiamo fare una bella stagione. Sensazioni positive, l'ambiente è carico, ci stiamo allenando bene e puntiamo sicuramente a iniziare bene fin da subito. Quest'anno tutte le partite saranno dure, partire subito con Brixen comunque è un buon test per noi, per vedere a che punto della condizione siamo e cosa possiamo puntare. Edoardo, come ti sembra la città di Siena e cosa ti aspetti da questo campionato e da questa prima partita? No, la città è bellissima, città storica, quando sono venuto mi sono preso un paio di giorni per visitarla, non è molto grande e questo anche secondo me è un punto a favore. Poi è una città universitaria, l'ho scelta anche per questa. E dal campionato buone aspettative, è una squadra giovane, abbiamo molto da dare, molte energie, abbiamo dei giocatori di esperienza che ci possono guidare e possiamo veramente far bene quest'anno. Siamo qui con Amin Youssefi della Eguen Bolsiena. Amin, what do you think about Italian Championship and what you expect from this season? I have to say hello to Siena and Italy. I know that in the north of Italy they have some good clubs, and I thought that we can have good champion in this year, and it's, for me it's like, how I tell to you, it's like so difficult playing here because I never had something about Italy, but it's some test for me about myself, something like this. Amin dice che per lui il campionato sarà un campionato duro, non sa cosa aspettarsi perché non ha mai neanche parlato dell'Italia e comunque ha sentito dire che le squadre migliori sono al nord. Questo è il suo pensiero per quanto riguarda il campionato italiano, e per Canale 3 è tutto.